chiamo Anita Caminati, mi occupo di sicurezza delle cure in Auso Romagna. Il 17 settembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita. Quest'anno questo evento assume un ruolo di particolare significato. La sicurezza è una componente fondamentale dell'assistenza sanitaria e rappresenta un elemento imprescindibile per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità. L'azienda USL della Romagna è da anni impegnata a promuovere la sicurezza nelle strutture sanitarie e a prevenire, evitare, mitigare i potenziali esiti indesiderati. Ma per migliorare ancora abbiamo bisogno anche di te, di fare squadra, consapevoli che il servizio sanitario è un bene prezioso per tutti e insieme possiamo migliorarlo. Quindi aiutaci, presentati sempre agli operatori che si prendono cura di te. Quando accedi a una prestazione, non dimenticare la tessera sanitaria e un documento di identità. Comunica con precisione agli operatori le terapie che stai facendo ed eventuali allergie di cui sei a conoscenza e ascolta le raccomandazioni del personale per ridurre il rischio di cadere. Altrettanto importante è la sicurezza degli operatori sanitari. La pandemia Covid ha evidenziato le enormi sfide che gli operatori stanno attualmente affrontando a livello globale, evidenziando il loro operato nonostante i pericoli. Ricordiamoci che l'operatore sanitario è una persona proprio come te e come tale ha bisogno di protezione e sicurezza. La protezione e la sicurezza degli operatori passa anche attraverso l'adozione di strumenti come la definizione di percorsi che agevolino l'attività in contesti a rischio. La pandemia è stata anche l'occasione per promuovere l'utilizzo di sistemi innovativi per la formazione, per l'addestramento continuo, per la teleassistenza e per l'accesso ai servizi. Così come i dispositivi di protezione individuale rappresentano un elemento fondamentale per lavorare in sicurezza. Un'altra parte importante, oltre all'assistenza realizzata all'interno dei nostri ospedali, è rappresentata dalla sanità pubblica, di tutto ciò che avviene nel territorio. Infatti la battaglia contro il Covid si combatte sul territorio attraverso la responsabilità di ogni singolo cittadino. E allora proteggiamoci. Anche la vaccinazione anti-influenzale è fondamentale per la sicurezza di operatori sanitari e persone assistite. Chi sceglie la prevenzione protegge anche gli altri. Questo ci permetterà di proteggerci insieme. Se lavoriamo insieme, siamo tutti più sicuri.